Salve ai web spettatori di Nano TV, siamo con il presidente di Retina Campania Ollus, Marco Colato, per presentarvi l'evento di dopodomani, sabato 21 maggio all'Hotel Pisani di Caserta, un convegno legato ai problemi della vista. Come si svolgerà questa attività di sabato? Sabato 21 maggio presso l'Hotel Pisani a San Nicola la Strada Caserta c'è il primo convegno interregionale sulle patologie retiniche. Parteciperanno in concomitanza Retina Campania Onlus anche Retina Puglia. All'evento presenzierà la professoressa Simonelli del Dipartimento Oftalmologico di Napoli della Federico II, dove ci illustrerà le nuove tecniche terapeutiche per le patologie retiniche. Una patologia che colpisce moltissime persone in Italia che in silenzio soffrono di questo disturbo della vista. La vostra associazione Onlus al servizio di quanti hanno questi problemi. Dove possono mettersi in contatto con voi innanzitutto chi ha problemi legati alla vista, a questo tipo di problemi? Allora, noi siamo legati al Policlinico di Napoli, come le dicevo, con l'equipe della professoressa Simonelli. Possono trovare anche informazioni presso il nostro sito, che è www.retinacampania.it, dove lì avranno tutte le informazioni inerenti alle varie patologie legate alla retina, sia ereditarie che non, diciamo. Cosa spinge Marco Colato ad assumere, diciamo, un incarico di presidenza di un'associazione per volontariato? Beh, io, oltre che viverlo in prima persona il problema, cerco, o meglio, con l'esperienza cerca di dare un poco di sollievo agli altri. Esattamente, la felicità di noi associazioni credo è quella di supportare i nostri ricercatori affinché possano trovare una soluzione in quello che sono le patologie retiniche. Benissimo, quindi sabato mattina ci sarà questa formazione, chi è che potrebbe essere interessato a partecipare a questo evento? Tutti coloro che hanno problemi legati alle patologie retiniche, come ad esempio la retinite pigmentosa, la maculopatia, la sindrome di Usher, ma ce ne sono tantissime di malattie legate alla retina, e anche persone che vorrebbero, o meglio, che vogliono informazioni per conoscere le associazioni e cosa fanno. Benissimo, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha concesso, non so se vuole aggiungere altro a questo, è normale che noi proveremo a dare maggiori informazioni anche in seguito con i nostri portali napolinord.it, voxnews.it. Queste sono le telecamere di Nano TV. Cosa vuole dire a chi soffre di questa patologia? Ovvio che è una patologia recessiva, quindi tutti i problemi legati alla retina sono problemi degenerativi, e quindi con la speranza che ogni patologia ha sé, quindi diciamo che posso dire alle persone di affidarsi alle associazioni, che insieme possiamo farcela, e quindi aiutiamo la ricerca per finalizzare le malattie ereditarie. Grazie, vi aspettiamo su napolinord.it e voxnews.it. Ringraziamo il presidente Marco Colato per queste informazioni. Buonasera. Grazie a voi e buonasera.